Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. In questa Santa Messa, dedicata in memoria della Madonna di Fatima, vogliamo mettere nel cuore di Maria Santissima tutte le grazie che abbiamo ricevuto in questi giorni di esercizi, anche tutti i propositi, perché sia lei a custodirli e a renderci fedeli ad essi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e a voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo Figlio, quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Parola di Dio. Tu sei l'onore del nostro popolo. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Sono stati giorni di grazia, questi giorni in cui ci siamo ritirati sul Monte Tabor, ci siamo fuggiti dalle nostre impegni quotidiani, siamo usciti dalle nostre comunità per venire a trovare il Signore in questo momento che Lui ci voleva parlare, in questo momento che Lui voleva ristorare i nostri cuori, ci voleva dare la forza e lo spirito necessari per continuare questa strada che stiamo percorrendo verso il cielo, verso di Lui. E in questo ci incoraggiava e ci sosteneva Maria Santissima. Lei era lì che ci diceva: «Ascoltate, amate, servite mio figlio. Accogliete nel vostro cuore le parole che Lui ha per voi, perché sono parole di vita eterna. Sono le parole che ci fanno accogliere la nostra vita non come un qualcosa di dovuto, ma come un dono, continuamente come qualcosa che nasce dalle mani di Dio e che ci è dato ogni giorno. Ogni respiro, ogni passo è tutto un dono di Dio. E questa settimana di esercizi serviva proprio a fare memoria di questo, a ricordarci che tutto è dono, in modo particolare la nostra vita religiosa, quel carisma che ci abbiamo ricevuto da Dio, servi e serve del suo cuore immacolato. E allora vogliamo far tesoro di tutte le grazie, di tutti i doni che abbiamo ricevuto questa settimana. Facciamo il proposito confidando non nelle nostre forze, ma nella forza del Signore, nella forza di Maria Santissima, che saranno loro a zelare per i propositi, per il cammino che abbiamo visto davanti a noi, che c'è ancora da percorrere, per anche le forze per pielare le gobe, e qui ci aiuta la nostra regola. E perciò quello che vogliamo più di fare più di tutto qui davanti a Maria Santissima è deporre nel suo cuore, come dicevo prima, tutto, la nostra vita, i nostri pensieri, i nostri desideri, mettere tutto nel suo cuore di madre, perché lei è il nostro rifugio, lei è il tabernacolo vivente che ha custodito il Signore e perciò che custodirà anche noi insieme a Lui. E allora chiediamo a lei proprio di farci sempre più simile al suo figlio e di tenerci sempre più unita a Lui.
Rinnoviamo allora la formula, rinnoviamo i nostri voti davanti all'immagine della Beata Vergine. Io, a gloria di Dio e ad onore della Beata Vergine Maria, nella ferma volontà di consacrarmi più intimamente a Lui e di seguire più da vicino Cristo in tutta la mia vita, in comunione con i miei fratelli e le mie sorelle, rinnovo i voti di castità, povertà e obbedienza, secondo le costituzioni dei servi del cuore immacolato di Maria, e mi affido con tutto il cuore a questa famiglia religiosa per vivere nella perfetta carità, al servizio di Dio e della Chiesa, docile al carisma di fondazione, disposto a sopportare tutte le sofferenze che il Signore vorrà mandare, in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso e di supplica per la conversione del peccatore. Inoltre intendo, come servo e figlio obbediente della Madre Chiesa, rinnovare il voto di fedeltà e obbedienza al Santo Padre e al suo Magistero. Così prometto, con la grazia dello Spirito Santo e l'aiuto della Beata Vergine Maria. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Celebrando la festa della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare, nella tua misericordia, i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo, accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la Patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Facciamo adesso l'atto d'affidamento dei nostri istituti al cuore della Mamma Celeste. Oggi la comunità dei servi e delle serve del cuore immacolato di Maria, prostrata davanti alla tua devota immagine per rispondere al tuo messaggio di salvezza, si affidano al tuo cuore immacolato. A te affidiamo i nostri istituti, perché tu sei il rifugio dove ognuno di noi e le nostre comunità troveranno pace e salvezza in mezzo alle difficoltà e tempeste provocate dal maligno. Ci affidiamo perché tu sei la via che ci condurrà all'incontro con Dio e con suo Figlio Gesù Cristo, e attraverso questa via scenderà su ognuno di noi la grazia e l'amore infinito di Dio. Ci affidiamo perché attraverso la via del tuo cuore immacolato ognuno di noi saprà trasformarsi nella vera immagine di Gesù e associarsi, come hai fatto tu, al mistero della redenzione. Ci impegniamo a vivere il messaggio di Fatima nella preghiera, nella penitenza e in particolar modo vivendo l'Eucaristia e nella riparazione degli oltraggi fatti a Gesù tuo Figlio e al tuo cuore immacolato. Ti chiediamo il dono della perseveranza e di realizzare nelle nostre comunità il mistero di amore della Santissima Trinità. Tutta la nostra vita e le nostre opere di apostolato sono nelle tue mani. Servitene per la maggior gloria di Dio. Facci santi e portaci tutti in paradiso. Amen. Salve Regina, Madre di misericordie, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Santi Giacinto e Francesco Marto, pregate per noi. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi.